Ehi, chi sono? Questi sono i familiari in lutto di Bashir Ahmed. Ma io quello l'ho visto. Dove, al matrimonio? No, non al matrimonio. Quello è Valiel Abed, uno delle capie di Ahmed. Nuri, ti ingrandisci. Era all'ospedale, parlava con la dottoressa. Di che cosa? Non ne ho idea. Nurit, voglio sapere tutto di quella dottoressa. Si chiama Shirin Alabed, 32 anni. Sua madre è di Nablus, il padre di Parigi. È la cugina di Valiel Abed. Si sposta tra Ramallah e Parigi. Ha un accento francese, ha studiato medicina a Najah e svolto il tirocinio all'École Médecine. Ha fatto la volontaria con Medici Senza Frontiere a Beirut nel 2006. È vedova. Si è sposata a 23 anni. Suo marito, un chimico, è morto 4 anni dopo di sclerosi multipla. Nessun nuovo marito. Sembra una Wonder Woman. Tutti cercano di sistemarla, ma lei non cede. Lavora 24 ore al giorno al pronto soccorso dell'ospedale. Sembra che ami il suo lavoro. Invece di seguirla, dovremmo trasferirla da Dassa. È sotto controllo? L'iPhone è straniero. Bisogna agganciarlo manualmente. Andiamo all'ospedale e facciamolo. È un dottore, lo ha sempre con sé. Avremo un'opportunità. Sì, credo di sì. Quando? Frequenta la piscina a Ramallah, domani è aperto. È per sole donne. Va bene, andiamo a Boaz. Boaz? Vestito in burkini. Con quel coso che in mezzo alle gambe nemmeno gli uomini lo lascerebbero entrare. Posso andarci io? Non se ne parla. Dimmi perché. Nessuna donna sotto copertura. Nurit può essere la prima. Doron, restane fuori. È il giorno delle donne. Ragazze in costume da bagno, lei lo può fare. Allora siamo d'accordo. Grande, grazie. E chi ha detto che io sono d'accordo? Non se ne parla nemmeno.